La mia famiglia è composta dai miei due papà, Tony e Luca. Poi ci sono io. Poi ci sono i miei due gatti, Cassio e Porzia. E poi c'è Signorina, una cagnolina. I miei papà sono felici, ma a volte litigano e urlano. Quest'anno sono quasi 11 anni che stiamo insieme. Una vita. Ce lo chiediamo spesso, saranno almeno quanto? 5, 6 anni. Non c'è morto nessuno. Due gatti. Però vorremmo anche un cane. Ovviamente il cane lo vorrebbe tu, mio. Laureato in medicina veterinaria, lui invece è diplomato geometra. E l'ho Purtroppo. trovato così. È scritto. No, mai usato droghe. No, noi siamo proprio la peggio specie. Niente fumo, niente alcol, Niente niente di di cosa. Ma niente, non niente. per queste mode bio che ci sono oggi. Non ci piace il sapore. Sì, perché se ci piaceva il sapore ci drogavamo tutto il giorno. No, Che c'è? No. Abbiamo altri interessi, voleva dire. Sì, ogni tanto bisogna dire che qualche volta che mi vado a mangiare la pizza, che ne so, un limoncello me lo bevo, ma è raramente sì, che però succede. questo se tu ti prendi la pizza. Un limoncello non è indicativo, non è indicativo. Vabbè, non è indicativo. Sei mia mamma. Che cosa vuoi che ti dica? Che in certi giorni io ho bisogno di sentire che ho una figlia, che sono una brava mamma, che ne passa la pena di tutti questi sacrifici. Non lo so, sarà che ti vedo grande, sei bella, sei forte, io mica ero così forte, sei alla tua età, non ti credere. Che cosa sei venuta a fare a dirmelo? Avete già deciso, non avete neanche pensato alle Ma conseguenze! quali conseguenze? Chi è la mamma Tony? Di chi figlio questo bambino? Chi lo partorisce questo bambino? Io non ne voglio sentire parlare di questa cosa, Tony. È una pazzia questa cosa qua. Come vivrà questo bambino senza la mamma? Ve lo siete chiesto prima di farlo? Pensi che la gente non dirà Ma niente non me ne per... frega niente di quello che dice la E gente! invece ci devi pensare! Perché non è che puoi prendere un bambino e pensare che non vivrà qui, con i bambini di qui, con la gente di qui, Ma Tony! sarà un bambino normale, come tutti i bambini di qui e come tutti i bambini del mondo. Avrà le gambe, avrà le braccia, Tony, abbiamo capito, ma sarà senza mamma! Come te lo devo dire? Questo vuol dire che non è normale per i bambini di qui, per i bambini di tutto il mondo, Tony! La mia famiglia è bella. E la tua mamma? Ti hanno detto dov'è la tua mamma? Io non ho la mamma, ho due papà. Certo. Ma ognuno di noi ha una mamma, anche se non sappiamo chi è e non sappiamo dov'è. Vedrai che quando sarai più grandicello, il tuo subconscio ti dirà chi sei e da dove vieni. Ai bambini che la prossima volta vi spiego che cos'è la psicanalisi. Dobbiamo volere molto bene a Matteo. Perché vive? Bambini, bambini. Dobbiamo volere molto bene a Matteo perché vive una condizione familiare che è anomala. E quindi da noi deve avere tutto il nostro rispetto. Bisogna rispettare la diversità, bambini. Ce l'abbiamo fatta. Ci sono voluti 20 anni per fare uscire questo mostro che c'era nel cuore. Ah. Matteo! Matteo! Va se risponde. Signora, mi scusi. Chi è? Vittorio sei? Brava, Vittorio sono, signora. Mi scusi il disturbo, ma è arrivata una raccomandata dal nord, sono venuto a portarcela. Una raccomandata? Sì, una raccomandata fresca fresca da suo figlio Tony. Mannuzza, mamma mia, mamma. Ogni tanto mi faccio vedere. Madonna, mi non mi hai detto Ti volevo fare una sorpresa, mamma. Ma mi farete impazzire! Sai fare la voce del postino uguale, mica mi credevo che eri il postino, mi Perché non credevo! sei contenta? Ma sì che sono contenta, ma me lo potevi E dire! se te lo dicevo, che sorpresa era, mamma? Dai, pure tu. Madonna, ma quando sei Poco arrivato? fa. E chi è che è venuto a prenderti? Con l'autobus. Dalla stazione fino a qua con l'autobus? Madonna mia, mi farò impazzire! Cioè, mi avevi i soldi per il biglietto? Cioè... No, ho dovuto scippare una vecchietta, mamma. Le ho strisciato la testa a terra, le ho rubato i soldi e mi sono comprato il biglietto dell'autobus. Sai che avevi ragione. Non ho fatto carriera in Russia. Sono tornato indietro, però tengo un corso di chitarra. Ma dai. Sì? Tutti i mercoledì e venerdì sera. Davvero? Sì, ho 7 allievi. Di lavoro invece sto facendo il magazziniere all'Esselunga. Matteo. Sai che mi piace? Massimo. Pagano bene, lavoro 6 ore al giorno e il resto faccio tutto quello che mi va. Matteo. Franca. Che bello rivederti. Ciao.
Luca, sono tutte cazzate. Medici, psicanalisi, psicanalisti. Sono tutte cazzate, com'è che dicevi tu? Se ci sarebbe più amore.